Amici di Legnano Web TV, cordiale saluto da Rinaldo Badini. Parleremo in questa puntata di nuoto con la Rari Nantes Legnano. Abbiamo la presidentessa Maddalena Belloni. Benvenuta. Buongiorno. Grazie molto per l'invito. Grazie a lei per essere intervenuta qui nella nostra trasmissione. Allora, innanzitutto cominciamo a parlare un po' della storia della vostra società, lei che ha preso il mandato da luglio del 2020. Esatto, io sono presidente da luglio del 2020, la Rari Nantes è una società storica del territorio. Vantiamo diversi titoli a livello nazionale e internazionale per quanto riguarda il nuoto. La Rari Nantes Legnano nasce nel 1964 e come società di nuoto. Successivamente negli anni abbiamo sviluppato poi il settore nuoto sincronizzato e nuoto e pallanuoto. La Rari Nantes Legnano è molto conosciuta sul territorio, come dicevamo. Abbiamo in questo ultimo periodo vantato anche dei titoli importanti, come nel 2018 per le ragazze del nuoto sincronizzato hanno vinto il campionato italiano esordienti A. Non da meno, poche settimane fa siamo potuti ritornare in gara con i master e anche qui abbiamo conseguito diverse medaglie. Stiamo sperando di ritornare con la pallanuoto, i nostri ragazzi sono smaniano per rigareggiare un'altra volta. Ecco, insomma, lei ha preso il mandato in un periodo difficilissimo, in piena pandemia, sì. Immagino tante difficoltà e tanti problemi, appunto aveva accennato agli sport, diciamo quelli collettivi che sono ancora al momento fermi. Sì, allora, come Rari Nantes Legnano siamo molto orgogliosi del fatto che soprattutto quest'anno non ci siamo mai fermati, abbiamo sempre garantito l'allenamento in acqua. Per essere vicino ai nostri ragazzi, perché il punto di forza della Rari Nantes Legnano è essere una grande famiglia. Quindi anche l'anno scorso, durante il periodo pandemico, abbiamo garantito gli allenamenti su piattaforme digitali. Noi vogliamo essere sempre vicino ai nostri atleti e ai nostri allenatori. Appunto per questo abbiamo intrapreso due percorsi, uno per i nostri atleti e uno per i nostri allenatori. Per i nostri atleti ci stiamo avvalendo della collaborazione di un professionista, professor Polani, uno psicologo sportivo a livello nazionale, che affiancherà le nostre ragazze e i nostri ragazzi nella loro sia crescita professionale che personale. Per quanto riguarda invece i nostri allenatori, abbiamo sposato il progetto dell'azienda sociale del Legnanese, l'azienda Sole, il progetto All'Educando, che coinvolge dei ragazzi, adolescenti e bambini, sono ragazzi che vivono in un contesto di difficoltà nel sociale, attraverso lo sport. Quindi attraverso lo sport verranno coinvolti in questo nuovo progetto con l'aiuto dei nostri tecnici. Una volta che finirà questa pandemia, avete già qualche obiettivo a lungo termine oppure sì, aspettate gli eventi, insomma, che termini tutto questo periodo? No, noi non aspettiamo gli eventi, abbiamo degli obiettivi ben precisi e che stiamo portando avanti sia a livello tecnico che a livello, ripeto, di formazione per i nostri ragazzi e i nostri tecnici. Quindi non ci precludiamo assolutamente niente, stiamo lavorando per portare a termine i nostri obiettivi. Bene, allora in bocca al lupo. Grazie. Tutta la vostra attività, grazie di essere grazie. Intervenuti. Continueremo a parlare di Rari Nantes Legnano con l'altro ospite. Allora, continuiamo a parlare di Rari Nantes Legnano con il coordinatore tecnico Elisa Antinoro. Ciao Elisa. Buongiorno. Benvenuta. Grazie. Quali sono gli obiettivi dei settori sincronizzato, pallanuoto e nuoto master? Allora, direi che per quest'anno, una volta che abbiamo appunto compreso che le attività potevano proseguire, i nostri tecnici hanno pensato degli obiettivi abbastanza importanti per le nostre tre squadre. Per il settore nuoto sincronizzato, sicuramente quello di posizionarsi ai campionati italiani assoluti nelle prime 8 posizioni e ovviamente puntare a dei podi individuali, sia per quanto riguarda le categorie delle grandi, delle assolute, ma anche per le categorie giovanili delle esordienti, perché puntiamo ovviamente sui più piccoli per poi far crescere bene il paniere dei nostri atleti. Per quanto riguarda la pallanuoto, l'obiettivo è quello di centrare la Serie C per la prima squadra e puntare nei prossimi anni alla Serie B. Lo so, è un obiettivo molto importante, ma noi ci teniamo ad andare avanti. Per quanto riguarda il settore del nuoto master, quindi dei nostri senior,
L'obiettivo è quello della partecipazione ai campionati italiani, che saranno Riccione il mese di giugno, e puntare ad ottenere più medaglie possibili di categorie. Ovviamente abbiamo anche il settore nuoto master sincronizzato, ovvero le nostre atlete senior del settore sincronizzato, e anche per loro l'obiettivo è quello dei campionati italiani. Attualmente le date non sono ancora definite, ma noi speriamo di assolutamente partecipare a questi eventi importantissimi. Ecco, la vostra società ha ottenuto sempre ottimi risultati questi anni. Quali sono quelli più significativi? Allora, attualmente i significativi per quest'anno? Sì. Ok. Allora, parliamo della stagione 2020-2021. I risultati, ovviamente, all'inizio di settembre non ci aspettavamo nessun risultato, ma era solamente quello della ripartenza. E mano a mano che le attività riprendevano ci siamo resi conto che assolutamente potevamo puntare a dei buoni risultati. A gennaio abbiamo appena concluso i campionati regionali di nuoto sincronizzato della categoria assolute e categorie ragazzi, e abbiamo ottenuto il podio nella categoria assoluta, primo e secondo posto di Claudia Modaelli e Vismara Silvia. Per quanto riguarda invece la categoria ragazzi, abbiamo raggiunto l'argento individuale per Colombo Vittoria. Sono obiettivi veramente importanti che non ci aspettavamo di raggiungere già da gennaio. Quindi tutta la squadra di nuoto sincronizzato è già pronta per il prossimo marzo, perché dal 20 al 22 marzo saremo a Riccione per i campionati italiani assoluti, dove punteremo a un buon piazzamento e tutte le atlete si stanno allenando per questo obiettivo importante. Per quanto riguarda invece il settore nuoto master, siamo ripartiti anche con loro, quindi lo scorso weekend abbiamo partecipato alla prima prova dei campionati regionali. Continuiamo a parlare di Rari Nanti a Selegnano con un atleta del nuoto sincronizzato, Fabrizio Cameroni. Ciao Fabrizio. Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato qui. Benvenuto anche a te. Insomma, possiamo dire beato fra le donne, visto che è una disciplina che di solito è prettamente femminile. Come ti trovi, insomma, in mezzo a tante fanciulle, e come mai hai iniziato a fare il nuoto sincronizzato? Diciamo che, essendo l'unico uomo al momento in un gruppo esclusivamente femminile, mi sento un po' trattato come un principe, un po' merce rara, quindi devo dire che mi trovo molto molto bene. Effettivamente l'inizio è stato un po' strano, una cosa strana anche per me, che comunque a 34 anni ho iniziato una cosa completamente nuova. Vengo dalla pallanuoto, ho giocato a pallanuoto tanti anni, ho fatto nuoto master, quindi diciamo che l'ambiente acqua per me era familiare, molto familiare, e quando mi è stato chiesto di provare a entrare per costruire un doppio misto, ho detto proviamo, non sono mai stato chiuso a nuove esperienze, quindi poi piano piano con l'inizio degli allenamenti mi sono integrato anche con il gruppo delle categorie ragazze e delle assolute, e adesso effettivamente mi alleno con loro e mi trovo bene. È vero, è strano perché mancano anche alcuni
tasselli che normalmente in una squadra ci dovrebbero essere, cioè condividere lo spogliatoio, ma ovviamente questo non si può fare. Però devo dire che mi trovo molto bene, molto divertente e molto stimolante. Quanti allenamenti fai normalmente durante la settimana? Allora, adesso mi sto allenando tutti i giorni tra le 2 ore e mezza e le 3 ore, scusa, la domenica, compatibilmente con i miei impegni di lavoro. Approfittiamo di fare più acqua possibile, infatti mi alleno anche con le atlete un po' più piccoline, perché ovviamente devo costruire tutto dalla base, quindi c'è bisogno di lavorare molto molto di più. Effettivamente è molto pesante. Da fuori non si direbbe, anche nonostante mi sia allenato tanto nel passato con sincronizzato, è tutta un'altra cosa ed è molto molto dura. Quindi da lì ho subito capito il rispetto che meritano le ragazze che fanno questo sport, perché non hanno niente da invidiare a nuotatori di alto livello o pallanuotisti fortissimi, anzi penso che certe cose le facciano meglio loro. Ecco, quindi un bel impegno, dimostra anche il tuo senso di appartenenza con questa società, con la Rarinantes, che direi, insomma, bisogna Assolutamente, dedicargli il tutto per tutto, eh. assolutamente sì, devo dire che mi sono trovato appunto subito bene, mi hanno accolto in maniera splendida, proprio anche a livello di società, quindi devo dire che portare una maglia con questi colori, con una storia veramente importante che arriva da tanti anni nel passato, mi riempie d'orgoglio, diciamo così. Poi adesso che parteciperò anche ai campionati italiani assoluti, devo dire che la Rarinantes Legnano mi ha dato una possibilità che nel passato non avevo mai sperimentato, diciamo così. Crepi, Bene, allora grazie, in bocca al lupo, mi grazie. raccomando, fatti onore Porteremo in alto ai daremo campionati alta la italiani. E bandiera. con i programmi di Legnano Web TV, appuntamento alla prossima!